Il non potrò mai ringraziare abbastanza l'arcivescovo di Bologna, Monsignor Matteo Zuppi, per l'idea e la richiesta che mi ha fatto tempo fa di proporre un'icona ufficiale per il congresso eucaristico diocesano di Bologna del 2017. E vorrei proprio dirgli un grande grazie per il riconoscimento del lavoro che da così tanto tempo sto portando avanti. Il titolo del congresso è la frase di Matteo date loro voi stessi da mangiare e il soggetto che è stato scelto, anche questo è stato ispirato ad una selezione di immagini che avevo proposto all'Arcivescovo da cui è uscita questa icona che in realtà nell'originale è un affresco dipinta per la chiesa di Hagia Sofia a Trebzon in Turchia. Questo affresco è databile al XII secolo e di squisita fattura bizantina, ed è stato abbastanza difficile trarre da qui il modello per l'icona perché questo affresco è dipinto su una volta. Quindi era difficile trovare un'immagine che non avesse il problema della parallasse. Poi, grazie a Dio, su un libro di Tania Vellman ho trovato uno schizzo fatto da un disegnatore degli inizi del Novecento e da lì si è potuto cominciare ad elaborare il disegno. Dopo darò anche alcune tecniche su come si è sviluppato il lavoro. Ecco, prima di descrivere il lavoro nella sua fattura concreta vorrei parlare delle origini di questo modello eh, che sappiamo è stato molto poco rappresentato e questo non deve stupirci più di tanto perché mentre ci sono tante rappresentazioni di quelle che poi sono diventate le feste liturgiche, L'annunciazione, la natività del Signore Gesù, la crocifissione, la discesa agli inferi, la Pentecoste, la dormizione della Madre di Dio. Queste sono state ampiamente rappresentate proprio perché facevano da corollario il mistero eucaristico, ma difficilmente si è rappresentata la moltiplicazione dei pani perché nelle chiese, nelle basiliche, Normalmente non c'era nessun bisogno di rappresentare ciò che era realmente celebrato, appunto nel mistero liturgico. Era la cosa più tangibile, l'immagine che si faceva carne, la celebrazione dell'Eucarestia. Proprio per questo, se indaghiamo nella tradizione, troveremo. Una grande parsimonia nella rappresentazione di questo modello della cosiddetta moltiplicazione dei pani, che forse preferiamo chiamare la benedizione sui pani o la moltitudine che viene sfamata da Gesù attraverso la benedizione data sui pani. Ecco, per parlare delle origini di questo modello, una tappa obbligata è questo affresco che troviamo nella Basilica di Santa Pollinare Nuovo si trova nel registro alto della navata. Troviamo il Cristo al centro che benedice e ai lati quattro discepoli, San Pietro ha identificato molto bene, che tengono fra le mani due pesci e i pani. Cristo benedice perché vengano dati alla folla. Ecco, il secondo modello che presento, questo di Monreale, questa grande basilica costruita dai normanni. A Montreal, appunto vicino a Palermo, nella prossimità di Palermo, e ci presenta in questo riquadro un discepolo che dopo aver ricevuto la benedizione dei pani, nel, nel riquadro che adesso noi non vediamo, li distribuisce alla moltitudine, del, del, la moltitudine di coloro che sono accorsi a, questa, a questo miracolo mentre sotto troviamo le ceste con i pani e i pesci rimasti. Questo modello credo sia molto importante perché ci comunica proprio l'idea dei discepoli che danno loro stessi da mangiare, appunto come dice la frase di testa, e questa grande moltitudine convenuta di ogni razza e tipo, sia dal punto di vista della carnagione, dal punto di vista dell'origine, appunto questa moltitudine che rappresenta tutti i popoli della terra. Ancora in San Marco vediamo quest'altro modello ancora più definito. Eh, qui siamo a Venezia, appunto nei mosaici della, della Grande Basilica, troviamo all'inizio Cristo che benedice pani e pesci che vengono presentati a Lui da due discepoli. Poi una seconda scena dove i discepoli con i pani fra le mani. Li portano in distribuzione a questa moltitudine che è raccolta alla destra e sotto le ceste rimaste. Ecco ancora, notiamo in questa miniatura medioevale con bellissimi colori molto, molto ben definiti. E non presenta particolari cose se non, appunto, la benedizione sui pani, e questo ragazzo che presenta i pani e i pesci perché vengano moltiplicati e distribuiti dal Signore Gesù, distribuiti appunto dai discepoli. E come sembra molto importante invece tutto attorno a questo tema che vedremo nell'icona della vegetazione, questi campi pieni di erba verde, come dice il Vangelo di Giovanni, perché l'Eucarestia sfama l'uomo, ma soprattutto per lui è questo principio di vita eterna, è indicazione appunto di questo paradiso che si riempie d'erba. Ecco, presento poi questo modello tratto da un'icona della scuola popolare russa, di fattura molto primitiva, minimale, lo si può vedere molto bene, tuttavia molto forte dal punto di vista dell'impianto, anche perché ci possiamo accorgere che la scena principale viene divisa in alcune scene derivate. All'inizio Gesù che accoglie i pani e i pesci, poi la benedizione, una prima distribuzione ai discepoli che vanno in mezzo a questa moltitudine molto evidente a distribuirla e poi dopo quest'altro personaggio che guarda con grande meraviglia le sporte rimaste. E guardando con attenzione questo icone è sorprendente il richiamo al modello di Trebzon che poi dopo vedremo appunto... Ed è appunto quell'affresco a cui avevamo guardato per, perché venisse trasformato nell'icona per il Congresso eucaristico. E con un'icona direi particolarmente importante perché raccoglie tutti gli elementi che poi verranno convogliati nel nostro modello. Qui una singolarissima miniatura copta. Vediamo addirittura la scritta in arabo. E della chiesa copta del XVII secolo, quindi proveniente dalla regione dell'Egitto, dalla regione del Nilo, e ci accorgiamo appunto Gesù in compagnia con i discepoli che benedice i pani e i pesci perché vengano distribuiti alla moltitudine. Questo modello ulteriore viene dalla scuola di Creta, tardo barocco, e ci accorgiamo la composizione fatta sempre attraverso gli stessi elementi. Alcune icone della tradizione moderna, soprattutto di scuola greca, e ci accorgiamo che gli elementi si ritornano. Gesù qui in questo senso che presenta al Padre pani e pesci perché vengano benedetti e vengano tra, transostanziati, i discepoli che raccolgono le ceste, e poi dopo altri che vanno alla distribuzione alle moltitudini. Ora ancora quest'altro modello, molto più semplificato, sempre di un pittore di scuola greca contemporanea, dove si può vedere appunto il Cristo che moltiplica molto semplicemente questi pani e pesci e i discepoli sono in attesa perché possano essere distribuiti sullo sfondo con questi alberi che identificano i gruppi raccolti e le moltitudini che aspettano questo pane perché possano essere sfamate. Quest'altro modello di scuola russa invece, sempre moderno, eh, ci presenta il Cristo che presenta il Padre, che dalla mandorla fa uscire la sua mano benedicente perché questi pani vengano cambiati nella loro sostanza più intima. Gesù nell'altra scena che consegna quanto è stato moltiplicato ai discepoli e nell'altri riquadri i discepoli che mh, danno a, alle varie folle accorse. E sotto le ceste rimaste con i pani e i pesci. Ecco conclusa questa presentazione delle origini del modello, che abbiamo visto ripropongono gli stessi moduli e sono molto, molto rare, come dicevo all'inizio, passo ora a um, come abbiamo fatto a realizzare questa icona. E, um, ricordo che così devo ringraziare molto due iconografe, una iconografa russa. Alexandra Karnishkova e una iconografa ucraina, Anna Maluga, con cui collaboro ormai da diverso tempo, che durante un loro periodo di permanenza nel mio laboratorio mi hanno dato una grande mano e grazie a Dio il nostro lavoro delle icone ha una grande base artigianale, quindi soprattutto per quanto riguarda le dorature, la preparazione del gesso. E la, la stesura dei campi e tanti altri lavori possono essere condivisi anche con altri artisti così noi abbiamo fatto anche perché l'icona ho calcolato che abbia richiesto circa 5 600 ore lavorative e quindi avrebbe richiesto mesi di lavoro e come scadenza proprio non li avevo quindi ringrazio molto queste due artiste che adesso presento nel loro lavoro qui Alexandra Karniskova al lavoro nel suo laboratorio e durante un cantiere in una chiesa vicino a San Pietroburgo sotto la direzione dell'Archimandrita Zinon, l'iconografo probabilmente più stimato del mondo, e sotto Anna Sergeyevna Maluga, qui nel mio laboratorio, mentre appunto porta avanti una fase del lavoro della stesura dei fondi, e in un laboratorio a Dietro Petrovsk dove ha lavorato per eh, realizzare appunto queste icone per una iconostasi. Ecco così, vediamo il primissimo disegno. Come dicevo, è stato abbastanza difficile riuscire a fare il primo disegno perché non c'erano immagini date con la giusta parallasse. Grazie a Dio. Poi, dopo, su un libro di Tania Velmas abbiamo trovato un primo schizzo che ci ha aiutato e questa direi che è la restituzione del primissimo schizzo dove si cerca di capire qual era la composizione. Si capisce molto bene, si intuisce il Cristo al centro che benedice i pani con Pietro che riceve i primi pani benedetti, tutto attorno i discepoli che come una corona fanno da scenario a questo Gesù che moltiplica i pani e distribuiscono alle moltitudini. Ecco qui la realizzazione molto più concreta dei volti, si è trattato di scegliere anche una scuola stilistica, ci siamo ispirati non tanto alla scuola bizantina del XIII secolo, ma alla scuola di Mosca del periodo aureo, sia per la foggia dei volti, dei mantelli, delle volute, dei panneggi, sia soprattutto per la scelta cromatica, quindi si è scelto di utilizzare pigmenti naturali tratti da pietre preziose, terre naturali. E qui una fase che fa vedere la stesura del bolo, l'icona è stata dorata con oro zecchino, qui una fase in cui viene posta la foglia, qui abbiamo voluto fare, ho voluto dare un'impressione un di una doratura estremamente ben fatta, sono state utilizzate addirittura quattro foglie di oro zecchino, quindi una doratura che si è svolta in quattro fasi nell'arco di tre giorni e qui c'è la posa dell'oro ancora l'oro brunito in alcuni dettagli che presento ecco si può vedere come il telefonino che ho utilizzato per fare delle foto da mettere sui social network e faccia vedere la, il risultato perfettamente a specchio questo caso e in quest'altro caso che presento Quindi sono stato anche molto contento della realizzazione di questa doratura per un'icona così importante che verrà collocata nella cattedrale della città e verrà addirittura esposta al culto pubblico e di tutti coloro che accederanno appunto alla cattedrale nel lungo anno del congresso eucaristico. E adesso passo a ad descrivere le diverse fasi, questa è una primissima stesura dei fondi. E appare molto chiaramente l'utilizzo del pigmento dell'azzurrite, un pigmento prezioso tratto da una pietra naturale, e così come anche l'altro colore che spicca, quello del cinabro naturale. Qui in questo caso abbiamo usato un cinabro che deriva dal Monte Amiata, e di, di grande qualità e di grande purezza e splendore. Ecco il lavoro, ancora va avanti. Qui, in una fase successiva, dove si riprendono le grafie. E ancora un'altra fase di ripresa dei volti. Si possono vedere nei dettagli la ripresa del volto di Cristo di tre discepoli, mentre dall'altro lato il lavoro che cresce. E qui siamo ormai vicino alle fasi conclusive: come si può vedere, sono state introdotte due grotte che nel modello originale non c'erano, con un significato molto profondo che poi dopo descriverò, e ancora questa mano che compare dal basso dell'icona per dire che ormai qui i tempi sono finiti e si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. Un lavoro appunto che come dicevo ha richiesto il lavoro di un mese lavorativo di tre iconografi, io e le due iconografe appunto di cui parlavo prima e quindi abbiamo effettivamente vissuto questa esperienza in maniera molto, molto intensa, molto forte che ha richiesto un grande dispendio di energie materiali e anche spirituali. Ecco qui sono io che nelle fasi conclusive del lavoro sto proprio dando gli ultimi ritocchi, qui nel laboratorio di Marzabotto, che ha ospitato il cantiere di questo lavoro per l'icona del Congresso Eucaristico e qui ancora un primo piano della mano che sta concludendo una grafia dell'apostolo vestito di rosso alla destra del Signore Gesù Cristo e qui una collaborazione che non va dimenticata di Gianni Pontini, un iconografo che ha fatto così alcune cose di dettaglio però molto importanti, in questo caso il bordo rosso che sappiamo nelle icone è necessario ed indispensabile perché indica proprio la separazione fra il nostro mondo, il mondo del profano, dal mondo del sacro, ed è proprio questa finestra che si apre sull'invisibile che ci dona questo riquadro della moltiplicazione dei pani e dei pesci, restituita secondo non un'immagine naturale, ma restituita da una visione soprannaturale, qual è appunto quella dell'icona. E così possiamo vedere il modello concluso, che è proprio quello che mi accingo ora ad andarvi a descrivere. Presento l'icona per il Congresso Eucaristico 2017 della diocesi di Bologna e passo ora a descrivere e a interpretare l'immagine. Il modello che fa da ispirazione remota è questo affresco che proviene dalla Basilica di Agia Sofia a Trebzon, nell'attuale Turchia, un affresco databile indicativamente nel tardo XIII secolo. Di squisita fattura bizantina. Partendo da qui, ho portato avanti la realizzazione di quest'icona che è un'icona non molto grande, 80x80 cm di lato, che verrà poi collocata nella chiesa cattedrale per il culto durante questo anno del congresso eucaristico. Ecco soprattutto a partire dall'originale. Ho voluto mettere alcune aggiunte particolarmente significative che ne arricchiscono il significato profondo. In particolare, il primo aspetto che mi sembra quello forse più importante, anche quello più visibile per la sua dimensione, è stata l'aggiunta di questa mandorla azzurra in alto verso il centro che è in asse con il pane che si trova fra le mani di Cristo. Nelle icone. Tradizionalmente, una mandorla che appare sullo sfondo di una icona indica normalmente l'attività di Dio che svela la sua potenza, manifesta la sua potenza in una azione particolare della storia della salvezza. E normalmente, nelle icone della moltiplicazione dei pani, questo non appare mai. Ma mi è sembrato opportuno leggere in analogia con altre icone, come per esempio il battesimo di Gesù, la trasfigurazione del Signore, la discesa agli inferi, questo apparire dell'intervento di Dio che con potenza santifica i cinque panni e i due pesci che vengono presentati nelle mani del Signore Gesù. Ecco, altro aspetto che è stato aggiunto. In realtà l'affresco di Trabzon si presenta come notevolmente corrotto, quindi non si capisce abbastanza bene questo dettaglio, però sicuramente c'è l'inserzione di questo ragazzo che offre in questo caso soltanto i pani, e che viene sovrastato da un'altra figura che ho voluto chiamare il padre. Così ho immaginato una famiglia, il padre e il figlio, l'iniziativa nasce da questo figlio che poi però anche attraverso il padre dona a lui i pani lui i pesci e il padre i pani, a questo discepolo che si piega verso di loro per prenderli. Un altro aspetto che ho voluto aggiungere, nel modello tradizionale non, non ci sono, non appaiono nell'affresco di Trabzon, sono queste ceste o sporte piene di pani consacrati che rimangono. E, ecco, sotto, come si nota abbastanza bene, questo gruppo di tre ceste. E sono avvolte da un drappo bianco che indicano il mistero dell'altare. Ecco, Mi è sembrato molto importante, come fra l'altro anche l'arcivescovo aveva suggerito, e sentivo un desiderio per questo, che si facesse proprio vedere come la moltiplicazione dei pani non è soltanto un miracolo che avviene nel Vangelo, ma che noi quotidianamente trasformiamo in realtà tutte le volte che c'è la celebrazione dell'Eucarestia e quindi appunto questa, questo drappo bianco messo sotto le ceste rimaste di pane consacrato vorrebbero appunto indicare sia la celebrazione della liturgia eucaristica che si svolge oggi nella chiesa, che la custodia eucaristica del tabernacolo. Qui ecco, in basso al centro è molto evidente l'inserzione di questo campo verde, con l'apparizione di questa erba, questa vegetazione che dalle fessure, dalle crepe del terreno esce in maniera molto rigogliosa e va verso l'alto. Questa vegetazione verde è molto chiaramente indicata nel brano di Giovanni e sembra l'indicazione di questa nuova creazione che si esprime, è vero, nella fatica di questo già e non ancora, il tempo nel quale noi ci troviamo ma che produce tuttavia proprio in questa fatica del mistero pasquale dei frutti già visibili. Se si guarda con attenzione ci si accorgerà che questa vegetazione verde, questa erba in realtà alla fine produce dei frutti che sono rossi, segno del sacrificio di Cristo, della sua effusione del sangue sull'umanità. Una fatica che si trasforma in vita attraverso il sacrificio, quindi il simbolo più profondo del mistero pasquale, questo fondo verde che ho voluto inserire. Ecco, in alto, questo gruppo che era già stato indicato, di questi due personaggi con il capo velato, eh, l'ho voluto includere all'interno di una grotta tenebrosa. Questo non c'è nel modello dell'affresco di Trabzon, ma l'ho voluto proprio indicare perché mi interessava sottolineare questo aspetto della Chiesa che attraverso l'Eucarestia deve aprirsi alle cosiddette periferie esistenziali di cui parla spesso e volentieri Papa Francesco. In realtà nel suo testo, egli cita questa frase che possiamo leggere. Quando parla di periferie esistenziali, parla infatti di queste legate al mistero del peccato, del dolore, delle ingiustizie, dell'ignoranza, del pensiero e di ogni miseria. E invita proprio di fronte a queste periferie cosiddette esistenziali, ad una Chiesa che non deve essere autoreferenziale, ma che deve invece a tutti i costi uscire da se stessa, perché altrimenti si ammala. E quindi così ho voluto vedere in un qualche modo questo accenno che appunto il Papa fa di questa Chiesa che vuole aprirsi verso questi uomini che sono appesantiti dal peso della tenebra ma che tuttavia desidererebbero un incontro forte con la Chiesa. Ecco ora per concludere forse l'aspetto più, più singolare di quest'icona, l'aggiunta di, di questa mano che fuoriesce dalla montagna, che stringe in mano un pesce contornato da questa grotta. E, ecco, questo particolare mi è stato suggerito da questa iconografa russa che lavorava con me, che soprattutto si richiama la teologia di Bulgakov, un pensiero molto caro alla spiritualità ortodossa, secondo cui anche negli inferi c'è sempre possibilità di redenzione. Allora l'idea era proprio questa mano che usciva dalla tenebra, dagli inferi, facendo la professione di fede, parlando così del nome di Gesù, annunciando il suo nome. Vediamo che il pesce, come viene fatto vedere da questa lapide marmoria, è il simbolo nella Chiesa paleocristiana dell'acronimo del nome di Gesù, Ixus, pesce, ma anche ISUS Christos, teu uius Soter. Gesù Cristo, Figlio di Dio, il Salvatore. Ma direi che ancora più profondamente, di una mano che dagli inferi può fare una professione di fede nei confronti del Signore Gesù, ho voluto leggere un simbolo ancora più profondo che quello che vorrei indicare qui in questa interpretazione. E mi sono richiamato qui a questa citazione di Atti 18, 19 e 11, della visione di Paolo. Fra le altre cose sottolineo che il sottotitolo di questo congresso eucaristico è un'eucarestia data per la città degli uomini. E ho visto che anche in tanti programmi pastorali di molti vescovi italiani proprio viene richiamata questa visione di Paolo, cioè l'idea che esista in un qualche modo l'uomo di buona volontà che non appartiene alla Chiesa istituzione ma che tutto sommato già custodisce in sé nella sua azione una buona volontà che si vuole aprire verso l'opera di salvezza. Eh, la citazione in particolare dice così, è Dio che appare a Paolo in un momento molto difficile in cui egli desidera lasciare la città dove era andato per evangelizzare perché non raccoglieva frutti, si sente dire in visione da Dio non avere paura, ma continua a parlare, non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. Soprattutto questo, perché io ho un popolo numeroso in questa città e si dice appunto che dopo aver ascoltato questa visione Paolo si fermò un anno e mezzo insegnando tra loro la parola di Dio. E allora un po' sfruttando forse la paradossalità ho voluto inserire questa mano che porge un pesce, non nessuno la vede, non fa parte dell'offerta che è stata data, quella ufficiale, quella dei cinque panni e dei due pesci. Ma avrei voluto vedere proprio questo popolo numeroso della città, che è un popolo orientato alla buona volontà che ancora non si vede, ma che vorrebbe dare appunto questo pesce perché venisse moltiplicato da Cristo. Ecco, la composizione generale, come possiamo vedere dall'immagine, si caratterizza per l'evidente dinamismo. E direi che quando la si vede, la prima cosa che colpisce è proprio questa dinamica, questa circolarità che parte dal dono del ragazzo dei pani e dei pesci, poi si ferma sopra l'immagine di Cristo per poi avere questo movimento centrifugo che comincia, che ha come primo gruppo la corona degli Apostoli, che poi si diffonde nel pane dato alle moltitudini e si conclude alla fine con questo gruppo di personaggi che guardano abbastanza strabiliati e meditano sul mistero delle ceste rimaste. È una composizione soprattutto innervata dalla montagna policroma e soprattutto direi una composizione che colpisce immediatamente per questi colori puri e squillanti. Che aprono l'osservatore a questa grande gioia, proprio si dischiude questo sentimento molto, molto evidente per questo straordinario miracolo che viene compiuto nella icona. Quindi, direi che il dinamismo e il cromatismo accompagnano proprio il sentimento che si prova normalmente per questo grande miracolo che il Signore ha consegnato nelle mani della Chiesa. E ecco possiamo vedere che l'inizio del movimento, appunto come dicevo, comincia da questo ragazzo che tiene fra le mani i due pesci. Al di sopra c'è questa figura che ho voluto chiamare come il padre del ragazzo, una figura inventata che fa da corollario appunto ai racconti evangelici che dà i primi tre panni nelle mani di questo apostolo che le prende poi un secondo apostolo verso Cristo con il quarto pane, vediamo che sono ancora pani non consacrati, e Cristo che sul quinto pane dà la sua benedizione. I pani benedetti sono molto evidenti perché c'è un simbolo, questa croce dorata che indica proprio la presenza reale del Signore. Qua mi sono voluto rifare in maniera molto molto forte ai simboli che già nel paleocristianesimo cominciano. Ed indicare appunto la presenza del Signore nel, nel pane consacrato, in particolare questo affresco paleocristiano di Tabga che qui potete vedere nell'immagine, si può vedere che all'interno della cesta i pani sono cruciformi proprio per dire che sono di un'altra sostanza. Sappiamo molto bene che non c'è ancora il tema ben definito dal Concilio Lateranense IV nel 1215 con la categoria della transostanziazione, ma si capisce molto bene che la tradizione della Chiesa fin dalle origini ha voluto dire che questo non è più un pane comune, ma un pane che ha un'origine celeste. I pani, poi a loro volta già eh, consacrati dal Cristo, passano nelle mani del primo Apostolo, Pietro, che possiamo vedere proprio perché è caratterizzato dal suo colore giallo, che tiene nelle sue mani i primi due pani già consacrati e poi dopo non da lì vengono distribuiti a tutti gli altri apostoli perché li distribuiscano alla moltitudine. Ecco, che cosa, che cosa sottolinea in maniera molto evidente questo segno? dei pani donati e dei pani distribuiti dai discepoli è molto chiaro che è quel segno di cui parla la liturgia, del mirabile scambio di doni, che si manifesta proprio in questo scambio fra il sacrificio dell'uomo, un piccolo dono, tutto ciò che l'uomo ha, i cinque pani e i due pesci, e questo dono che viene dall'altro, che trasforma, cambia di sostanza, e moltiplica a dismisura questo piccolo dono che l'uomo può dare. Appunto descrive il movimento fondamentale della liturgia eucaristica in cui i fedeli offrono i loro doni e il sacrificio eucaristico attraverso le parole del sacerdote, nelle parole dell'istituzione e soprattutto che trasformano in una nuova sostanza questo pane consacrato che poi dopo viene distribuito durante la celebrazione eucaristica. Ecco, come si può vedere molto bene all'interno dell'icona ci sono diversi gruppi di persone rappresentati, nessuno è mai da solo, viene rappresentato sempre come membro della comunità, qui si capisce molto bene che in filigrana leggiamo la lezione evangelica della distribuzione ai gruppi di 50 che vengono fatti sedere insieme, normalmente vedete che hanno un rappresentante che ritira il pane e poi dopo a sua volta egli li ridistribuisce. Le fogge, gli indumenti, la varietà dell'età suggeriscono qui un'umanità che si presenta davanti a Dio nella ricchezza di questa pluriforme diversità, dove ogni volto dove ogni cuore viene proprio rappresentato senza escludere nessuno. Poi soprattutto, come facevo notare prima, un elemento di grandissima importanza è questa montagna che innerva tutta la composizione. Si può vedere abbastanza bene che è rappresentata in tre grandi tonalità di ocre, una prima tonalità più rosata, una seconda più incline all'ocra naturale una terza di carattere più freddo verdastro. Ci sono in realtà nella tradizione alcune icone che innervano la montagna in questi tre colori, in particolare ricordo l'immagine di San Giovanni e Proclo della scuola di Mosca del XV secolo, ho proprio tratto riferimento da questo e ecco, direi che possiamo capire non solo la diversità quindi delle persone, ma anche la diversità geografica dei territori. Ecco, sappiamo che dalla parola di Gesù, quando si dice agli apostoli che sono radunati nella fase conclusiva, proprio della parola di Matteo 28, alla fine andate e fate discepole a tutte le genti battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si capisce molto bene che. Quando si parla di popoli e di genti, si intendono non solo delle persone ma anche dei territori. Allora qui l'indicazione vorrebbe anche poter dire tutti i tipi di territorio che si trovano sulla terra. Poi, seguendo ancora la lezione iconografica che si ispira al testo paolino di Romani 8, al capitolo 8, ai versetti 19 e 23, in cui si afferma che la creazione stessa geme le doglie come del parto. E proprio perché aspetta lei stessa di essere redenta, come lo sono già i figli di Dio. Normalmente questo testo molto molto importante è stato preso a prestito in un'infinità di icone per indicare proprio questa gravitazione rovesciata per cui le montagne e la vegetazione perdono questo aspetto naturale della gravità e quindi in un qualche modo sono come attirate verso l'alto. Ecco, si può vedere proprio che sia la vegetazione che queste montagne praticamente come escono dal terreno, attirate da questa forza antigravitazionale che le porta ad andare verso l'alto. E questo è proprio questo processo di attrazione cosmica che le priva di gravità, le spezza e le agita con un evidente movimento ascensionale. Quindi, si vuole proprio dire in quest'icona che non solo l'umanità viene redenta, ma anche la creazione stessa geme già da adesso le doglie del parto perché vuole lei stessa partecipare di questo spirito della redenzione che è già cominciato con il mistero di Cristo. Ecco, da ultimo volevo indicare questa vegetazione eh, che è particolare, vedete sembra semplicemente una vegetazione, ma non deve sfuggire che la vegetazione produce frutti e questi frutti sono rossi. Nella tradizione abbiamo spesso questo, questa rappresentazione per dire che quel giardino è il giardino dell'Eden, normalmente lo si trova nelle immagini della... Resurrezione o dell'incontro di Gesù con la Maria Maddalena nell'episodio del Noli Metangere e vedete che la vegetazione qui ha questo stesso movimento sensonale, ma soprattutto, come dicevo, produce questi frutti rosso-dorati che sono simbolo evidente del sangue versato da Cristo che attraverso il dono di sé dà la vita del mondo. E viene quindi così recuperato il doppio simbolismo del pane e del vino che vediamo qui rappresentati da questa immagine, ma soprattutto la cosa per noi più interessante è che questo è proprio di ciò che viene presentato durante la liturgia eucaristica, cioè il pane e il vino che vengono presentati al Signore perché diventino una realtà nuova grazie al mistero della transustanziazione. Ecco, vorrei mettere qua in appendice questo aspetto molto importante. Cioè, in realtà, eh, qui per il congresso Eucaristico abbiamo voluto scegliere un tema che rappresenta in maniera diretta l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma, come facevo notare all'inizio, questo in realtà è un modulo estremamente raro. Ma se noi guardiamo nella tradizione, nella tradizione d'Oriente, nella tradizione d'Occidente, nella tradizione della Chiesa indivisa, direi a tutti i livelli delle tradizioni, c'è una forte stratificazione dell'aspetto della, dello scambio dei doni. Quindi, direi che il mistero eucaristico viene espresso molto più che non in questo modo diretto, in maniera indiretta. E abbiamo delle icone oltremodo famose che rappresentano proprio questo aspetto eucaristico. Vorrei un po' passarle in rassegna per illuminarle perché credo che forse sono poco noti questi aspetti di cui parlerò adesso. E il primo modello che presento, quello che mi sembra il più importante, è lo schema della Trinità. Qui presento l'icona più famosa in assoluto, la cosiddetta icona delle icone dipinta da Andrei Rubliov nel XV secolo, conservato oggi alla galleria Triziakova, eh, narra dell'episodio di Genesi 18, dell'incontro fra i tre misteriosi visitatori Abramo e Sara alle Querce di Mamre e nel modello stilizzato di Andrei Rubliov si possono intravedere, conoscendo la simbologia, perché non è subito evidente, e questo emergere dell'aspetto eucaristico. Allora possiamo vedere i tre angeli che sono seduti attorno ad una mensa, che qui è evidentemente un altare, al centro una coppa che contiene un vitello. Sappiamo che questo è il vitello grasso che Abramo teneva per le grandi occasioni che viene offerto ai tre angeli che adombrano il mistero di Dio. Questa è l'offerta dell'uomo sull'altare, l'offerta che l'uomo presenta sull'altare. E in cambio quest'icona ci fa vedere anche qual è la risposta di Dio all'uomo. Con un po' di immaginazione dobbiamo pensare che i contorni dell'angelo di destra e l'angelo di sinistra formino una grande coppa che contiene al suo interno il sacrificio, cioè la figura dell'angelo di centro, che è l'immagine del Cristo. Quindi forzando un po' l'immaginazione possiamo vedere come questa icona porta in sé un profondo simbolismo eucaristico, che è quello dello scambio dei doni. Abramo che presenta il proprio sacrificio, cioè la testa del vitello grasso offerto ai tre visitatori, quindi ultimamente a Dio, e nello stesso tempo viene presentato che come risposta al gesto di Abramo Dio... Offre nella coppa grande che si forma nell'intersezione dei due angeli laterali suo figlio stesso. In cambio del sacrificio di Abramo, l'umanità riceve il sacrificio del figlio. Ecco, quindi, questa mi sembra una straordinaria indicazione appunto dello scambio dei doni che si produce proprio nel simbolismo eucaristico. Un altro modello che vorrei presentare è questo custodito al Museo di Cividale del Friuli. E sappiamo che risale all'VIII secolo il cosiddetto altare del Duca Ractis, è un altare quadrangolare con quattro facce. <ride> la più interessante, quella che interessa a noi, è questa che rappresenta l'incontro fra i tre magi venuti da Oriente, l'angelo e la cometa che indicano loro la strada e la madre di Dio e il bambino seduta in trono. Se guardiamo con attenzione ci accorgiamo che mentre i tre magi offrono i doni che hanno portato con sé dall'Oriente, la Madre di Dio non si limita semplicemente a farli ricevere dalle braccia del bambino, ma la, la rappresentazione vuole forzare la simbologia proprio su questo, che la Madonna dà nelle mani dei magi il bambino stesso, cioè c'è un'altra volta uno scambio di doni, i magi danno oro, incenso e mirra e ricevono in cambio il bambino stesso. Questa immagine così forte è raffigurata poi come dicevo in un altare, quindi si capisce molto bene che questo è uno scambio eucaristico. Dove viene rappresentato ancora una volta il sacrificio dell'uomo, adombrato qui dal sacrificio dell'offerta dei Re Magi, e la Madre di Dio che dona loro in cambio il bambino stesso, cioè il Signore Gesù, nella forma della presenza reale dell'Eucarestia che viene data e distribuita nel sacrificio eucaristico della Messa. Sempre dall'immagine di Ractis presento qui il dettaglio qui per una icona che è stata eseguita per la chiesa di Marzabotto e eh, vedete in maniera molto evidente proprio la riproposizione di questo aspetto così bello e così particolare e toccante della Madre di Dio che in risposta ad oro, incenso e mirra dona nelle mani dei magi il bambino stesso. Ecco, presento ora quello che è sicuramente il modello più diffuso. Per indicare il mistero dell'Eucarestia nell'iconografia, si tratta cioè della rappresentazione dell'ultima cena in particolare del momento in cui Gesù pronuncia le parole dell'istituzione e come si può vedere molto bene al centro, Giovanni è con il capo reclinato sul suo petto proprio per ricevere queste parole segrete, mentre in basso si vede Giuda che allunga la mano per prendere il boccone prima di partire per il tradimento del Signore Gesù. Ecco, vediamo che è una composizione molto lineare che descrive appunto i contenuti che vuole esprimere, alle spalle viene rappresentato il cenacolo al centro la mensa con l'agnello, il pane e il vino che vengono moltiplicati e i discepoli che con grande meraviglia assistono a queste parole che Gesù pronuncia sul pane e sul vino come indicazione del suo corpo e del suo sangue che vengono versati per la salvezza delle moltitudini. Un altro modello abbastanza difficile da comprendere per noi occidentali, ma comunque molto molto diffuso nella iconografia orientale, è il cosiddetto modulo della Comunione degli Apostoli. E qui possiamo vedere un affresco di Ocrida del XII secolo. E che raffigura appunto Gesù che comunica a Pietro attraverso questo pane che viene transustanziato e viene messo appunto nelle labbra dei discepoli perché possa diventare pane di salvezza e di vita eterna. Ecco, attraverso questa singolare immagine che ho voluto mettere proprio per fare vedere come spesso un iconografo lavora, vedete sulla sinistra si trova un libro con un modello. A destra un primo schizzo del disegno fatto a matita, a grafite, e sulla destra un altro modello preso da un computer. Eh, questo giusto per collocare scenograficamente come avviene molto spesso eh, la definizione di una nuova icona. Questo modello in realtà rappresenta, come si capisce molto bene, i discepoli di Emmaus, che è stato un altro modo che la tradizione ha utilizzato, direi ha frequentato molto, proprio per rappresentare questo Cristo scoperto nello spezzare il pane. E attorno ad una mensa, e quindi si capisce molto bene che è proprio un modello che è stato utilizzato in maniera ampia per parlare del mistero eucaristico. Un modello che rappresenta l'Eucarestia, forse può sembrare strano per le nostre orecchie, ma è il modello della crocifissione. Il modello della crocifissione, come qui vediamo in questa croce di fichiero del XIII secolo, ma ne potremmo citare un'infinità, esprime il Christus patiens. Vedete come nel, nell'immagine di dettaglio è molto bene evidenziato il costato che viene trafitto dal soldato e da cui escono sangue ed acqua. La tradizione, a partire dai padri, ha sempre voluto interpretare che questo sangue d'acqua sono i sacramenti della Chiesa, in particolare il battesimo, il bianco e il sangue, l'eucaristia. Quindi, la tradizione, quando ha voluto rappresentare il mistero Eucaristico, si è servita in maniera molto, molto forte proprio del simbolismo del, del sangue eh, che esce dal costato trafitto del crocifisso. Ma la tradizione è andata ben più avanti, come possiamo vedere per esempio in questo modello di Giancarlo Pellegrini e qua mi piace fare un omaggio a questo grande iconografo bolognese che è stato uno dei miei primi maestri in questa grande icona che ha eseguito per la cripta del seminario di Rimini, che vediamo nel suo impianto generale dove il Cristo è raffigurato fra due angeli che si rivolgono verso di lui particolare nel dettaglio possiamo vedere l'angelo che è alla nostra sinistra che se guardiamo con attenzione fa vedere questo che quello che esce dal costato trafitto viene raccolto nel calice che verrà impiegato per l'eucarestia sono proprio gli angeli che dal cielo scendono per assistere questo momento così drammatico della vita di Cristo perché nulla vada perduto. E quindi la cosa più preziosa che nasce dal corpo di Cristo, che muore e viene destinato al sepolcro, ma riceve già da adesso la vita, una vita che è per la vita del mondo, che viene trasmessa proprio nella Chiesa attraverso la celebrazione eucaristica. E andando ancora avanti, spingendoci ancora più in profondità, eh, la tradizione, soprattutto la tradizione della famiglia francescana, è andata ancora oltre. Qui possiamo vedere un dettaglio di una crocifissione, non è unica nel suo genere, ce ne sono diverse, va vista con un po' di attenzione, ci accorgiamo che ai piedi del Signore Gesù, laddove il sangue sgorga così abbondantemente, San Francesco presenta lui stesso gli stessi segni della passione, le stimmate alle mani, ai piedi e il costato trafitto. Non solo, qui fa un gesto molto importante, bacia i piedi del Cristo bevendo al suo sangue, bagnandosi le labbra con il suo sangue, a indicazione che il sacrificio di Cristo è anche il suo sacrificio, ma soprattutto vediamo che il sangue che esce dal piede del Signore passa attraverso la stimmate di una mano di Francesco e passa a terra attraversando la mano di Francesco. E quindi direi che in maniera ancora più forte qui si vuole dire che ciò che è stato di Cristo, ciò che è stato il suo sacrificio lo diventa della persona di Francesco chiamato non casualmente dalla tradizione già in vita come l'alter Christus e qui vediamo proprio un'immagine che si spinge fino a questo punto nel dire che ciò che è stato di Cristo l'offerta del proprio corpo per la vita del mondo lo diventa di San Francesco e qui in maniera traslata si può dirlo anche di tutti coloro che nella fede si associano al sacrificio di Cristo dicendo quella parola di Paolo: Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Ecco, concludo questa presentazione delle immagini con quella che è forse una delle più famose fra le iconografie cattoliche della, del mistero eucaristico. Sto parlando qui, come vedete molto bene, dell'affresco che si trova nella stanza della Segnatura. Che ne custodisce il suo apice si trova proprio di fronte alla scuola di Atene, in quella che era la biblioteca del Papa dei tempi di Raffaello, questo grande affresco che appunto ci manifesta il Dio Trinità che oggi presenta se stessa attraverso la presenza reale del Cristo sull'altare nello stensorio, la Chiesa già trionfante attorno a Cristo e alla Trinità e al di sotto questa chiesa che discute, disputa sul Santo Sacramento. Ecco, questa immagine in realtà viene letta a tantissimi registri, ma quello che mi interessa invece è andare a vedere il dettaglio di questi personaggi che sembrano guardare verso di noi, in particolare questo personaggio subito dopo la balaustra. Vestito di giallo con questo splendido mantello azzurro, che guardando verso l'esterno, sappiamo in realtà che sta guardando i filosofi della scuola di Atene, richiamandoli ad uno sguardo ulteriore e molto più profondo, ma lo possiamo anche vedere come un personaggio che sta guardando colui che è all'interno della stanza della segnatura perché vuole richiamare lo sguardo verso qualcosa di più profondo e più alto. Allora guardando con attenzione si può notare che questo personaggio in realtà indica verso il mistero eucaristico nello stensorio, ma più interessanti sono questi due ragazzi che si sono chinati verso il basso, vedete che stanno guardando un misterioso personaggio accanto all'altare, si stanno inginocchiando come questo personaggio sta invitando loro a fare e guardando ancora più da vicino ci accorgiamo che questo personaggio è... San Francesco, ancora una volta, fra tutti quelli che concorrono alla vicinanza con l'altare, Francesco è quello più vicino. E Raffaello ci voleva proprio dire questa cosa, che Francesco, proprio per questo essere configurato così perfettamente a Cristo, è quello più degno di stare vicino al sacramento dell'altare. E vedete che si inginocchia, Dando l'indicazione proprio a questi ragazzi e soprattutto con questo gesto splendido raccoglie le mani verso il segno della preghiera. Cioè, Francesco quindi indicherebbe che questa vicinanza con il Signore Gesù soprattutto viene custodita attraverso il mistero dell'adorazione eucaristica. Se visto ancora più in dettaglio, da un'immagine forse non molto chiara, ma non ne ho trovata di definizione migliore, possiamo vedere che. Come tante delle nostre particole ai giorni d'oggi, già ai tempi di Raffaello l'Eucaristia viene contrassegnata dal segno della croce. Allora il discorso è proprio questo, l'Eucaristia che nasce dal mistero pasquale e quindi tutta la Chiesa che si configura al mistero di Cristo a immagine del Signore Gesù stesso proprio perché possa essere per l'umanità questa vita che viene ridonata al mondo. Vorrei quindi in conclusione di tutta questa presentazione delle immagini dare una lettura complessa, direi, e incrociata di questi due testi, uno manifesto e uno nascosto. E vorrei leggere la frase del congresso eucaristico, date loro voi stessi da mangiare, capitolo 14, versetto 16 del Vangelo di Matteo, attraverso la cosiddetta parola della croce, Marco 8, 34-35. Se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, chi perderà la sua vita per causa mia del Vangelo la salverà. Mi sembra che l'interpretazione che ho voluto dare a questa icona così complessa, così articolata, quindi alla fine potrebbe proprio essere data da questa immagine con cui vorrei congedarmi da voi darvela come anche immagine e simbolo per raccogliere in un'unica visione tutte le cose che ci siamo dette. Vista nel dettaglio, questa croce è una croce contenuta all'interno dell'aureola del Signore Gesù, quindi la persona di Cristo in questa icona è rappresentata proprio all'interno del mistero pasquale. La croce poi a sua volta è caratterizzata dalla presenza di tre cristalli di rocca. Per dire secondo un antico simbolo cristiano che la croce è gemmata, dalla morte nasce la vita. Ecco, credo che così tutta la simbologia di quest'icona quindi la potremo proprio ricordare attraverso l'interpretazione combinata di questi due grandi testi: il date voi stessi loro da mangiare e la parola della croce che Gesù pronuncia nel Vangelo di Marco.